Fonte di ogni bene, sia con tutti voi e con il tuo spirito. Le meraviglie del creato, gli eventi della storia, che una misteriosa provvidenza volge a fine di bene, le opere degli uomini amanti della giustizia e della pace, muovono il nostro cuore a benedire Dio, sorgente prima di ogni dono. Noi crediamo con l'Apostolo Paolo che tutto coopera al bene per coloro che temono e amano il Signore. E in ogni circostanza cerchiamo il suo paterno aiuto, perché aderendo in Cristo alla sua volontà, tutto compiamo per la sua gloria. Ascoltiamo la parola di Dio dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate una conoscenza piena della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto, ringraziando con gioia il Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui, infatti, che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Diciamo insieme, sia sempre con noi la tua benedizione, Signore. Sia sempre con noi la tua benedizione, Signore. O Dio eterno, che imprime un senso più alto alla nostra vita, quando aderiamo il cuore alla tua volontà, colmaci della sapienza del tuo spirito, preghiamo. Sia sempre con noi la tua benedizione, Signore. Tu che hai profuso in noi la ricchezza dei tuoi benefici, fa che rendiamo copiosi frutti di opere buone, a gloria del tuo nome, preghiamo. Sia sempre con noi la tua benedizione, Signore. Tu che ci guardi sempre con occhi di misericordia, accogli le preghiere di coloro che confidano in te, preghiamo. Sia sempre con noi la tua benedizione, Signore. Tu che fonti nei nostri cuori lo spirito nel quale gridiamo, Abba Padre, esaudisci la preghiera dei tuoi figli, che riconoscono la tua bontà infinita, preghiamo. Sia sempre con noi la tua benedizione, Signore. Recitiamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e noi ci abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e le energie del creato, perché ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia. Benedici noi e l'opera delle nostre mani. Benedici questo percorso storico, il ricordo di quanti caddero vittime nell'eccidio del 1861, e fa che riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità, per Cristo nostro Signore. Amen. C'è i sindaci nel prossimo momento. Grazie.
Thank you.